Cattedrale di Fano questo pomeriggio gremita di fedeli ed autorità. I carabinieri della compagnia di Fano hanno festeggiato oggi la loro Virgo Fidelis, la patrona dell'arma dei carabinieri. La celebrazione è stata officiata dal vescovo Armando Trasarti, che nell'omelia ha rimarcato il mestiere e il ruolo del carabiniere. Un modo, quello di oggi, per ringraziare l'arma nella vicinanza e nel sostegno di tutti i giorni, uomini e donne che non si risparmiano nella tutela delle comunità civili, pronti sempre al dovere, sacrificando la propria vita ed anche quella delle loro famiglie. Sì, oggi a Fano celebriamo la Virgo Fidelis, la patrona dell'arma dei carabinieri, nonché la ricorrenza dell'anniversario della battaglia di Culquaber e della giornata dell'orfano. E proprio a loro, agli orfani e ai familiari dei nostri caduti, che con la cerimonia di oggi vogliamo rivolgere il nostro abbraccio più affettuoso e la nostra vicinanza più sentita. Un ringraziamento particolare è doveroso farlo a Sua Eccellenza, il Vescovo Trasarti, un grazie anche al Signor Prefetto di Pesaro Urbino, al Sindaco di Fano, a tutti i sindaci dei comuni delle vallate del Cesano e del Metauro, i rappresentanti del mondo della cultura, dell'istruzione, del volontariato e della sanità che ci hanno omaggiato della loro presenza. Un grazie ulteriore alle sezioni carabinieri in congedo, al coro dell'Ispettorato Marche per il loro contributo fondamentale alla buona riuscita della cerimonia. Un ultimo ringraziamento davvero a tutti coloro che sono intervenuti e che con la loro presenza hanno di fatto omaggiato e impreziosito questa nostra cerimonia. Durante la Santa Messa presenti anche il prefetto di Pesaro e Urbino, Vittorio Lapolla, e i sindaci dei comuni limitrofi dove la compagnia dei carabinieri di Fano opera. Al termine della funzione religiosa, il comandante della compagnia di Fano, Maximiliano Papale, ha salutato gli intervenuti e ringraziato gli uomini in divisa per l'impegno quotidiano che svolgono al servizio del cittadino. Un ringraziamento sentito ai carabinieri della compagnia di Fano che quotidianamente con spirito di sacrificio adempiono al loro dovere, cercando di massimizzare l'efficienza nel servizio che rendiamo ai cittadini. Un grazie per quello che fanno ogni giorno a vantaggio della nostra comunità.